affanna. 21 minuti del secondo tempo, 0-0. 0-0 anche a Cagliari. Furino, l'unico giocatore nella metà campo della Juventus. Scirea. Bredi. Ancora un pallone, esce Zaninelli. Para, ma lo anticipa Brio. E la palla si perde sull'esterno della rete. Forse è il momento in cui nel secondo tempo la Juventus è andata più vicino al gol. Il colpo di testa di Brio, d'anticipo sul portiere, sull'esterno della rete. Riprende ancora Marocchino. Bredi verso Brio, costantemente all'attacco, tenta il tiro, Tardelli. Riprende Fanna, ribattuto il cross di Fanna. Mancano meno di 20 minuti alla fine del campionato. Si stringe l'attacco della Juventus ed esce Bibi. Mentre l'azione è ripresa con uno slalom di Bredi. Ancora Bredi, difende un bellissimo pallone. Cross di Marocchino verso Brio, che riesce a mantenere la palla in campo, ma non può che regalarla a Santarini. Vorrebbe passare al portiere Santarini, poi diventerebbe pericoloso, allora tenta di lanciare il nuovo entrato palese, anticipo in fallo laterale di Gentile. Quindi fallo laterale per il Catanzaro, la rimessa in gioco di Celestini. Anzi no, Celestini lascia l'incarico a Mauro. Cascione. Ancora l'anticipo di Gentile, questa volta su palese. Bredi. Marocchino. A fondo di Marocchino. Ha saltato Santarini, cross, colpo di testa di Rossi, palo, Fanna, tiro, fallo di mano. Fallo di mano di Celestini e calcio di rigore. È il momento in cui si può sbloccare la partita e il campionato. È il 28esimo minuto del secondo tempo. Una buona azione di Marocchino sulla destra. Sul cross il colpo di testa di Rossi, che stava per bissare la stessa azione del suo gol di Udine. La palla ha colpito il palo, è rimbalzata verso Fanna. Il tiro di Fanna è stato fermato da Celestini con la mano proprio sulla linea. Quando saranno esaurite le proteste di rito, è Bredi incaricato del calcio di rigore. C'è da togliere qualche oggetto di troppo che piove dalle tribune in segno di disapprovazione. E poi verrà tirato questo calcio di rigore che può decidere il campionato. Bredi contro Zaninelli. Da Cagliari sempre le notizie di 0-0 della Fiorentina. Bredi. Finta e gol. 1-0 per la Juventus, è il 30esimo minuto. A 15 minuti dalla fine del campionato, la coppia di testa si separa. La Juventus è passata in vantaggio. Calcio di rigore di Bredi alla mezz'ora. Abbiamo rivisto la finta e il gol di Bredi. I due stranieri tesserabili saranno per il prossimo campionato Platini e Boniek. Su calcio di rigore realizzato da Bredi, concesso per fallo di mano di Celestini, la Juventus ha sbloccato partita e campionato. Mauro. Braglia. Borghi. Incespica sul pallone, favorisce Rossi. Bredi. Marocchino. Rossi. Ha saltato Peccenini. Anche Celestini, e avete visto, astutamente Rossi ha finto il cross e poi invece ha mandato la palla verso la porta. Zaninelli era un po' troppo avanzato e è riuscito con una manata a respingere. Adesso la Juventus cerca di amministrare il preziosissimo minimo vantaggio che può significare uno scudetto. 6 minuti e mezzo alla fine. Intanto Trapattoni manda in campo Bonini. Iniziano gli ultimi 5 minuti del campionato. La Juventus è in vantaggio per 1-0. Da Cagliari sempre notizie dello 0-0.
In attacco Fanna. Contropiede della Juventus sugli attacchi del Catanzaro. Fanna, tiro esterno della rete. Esemplare il comportamento del Catanzaro, che non ha niente da chiedere al campionato, ma sportivamente non regala niente alla Juventus. Bel dribbling di Mauro, che si libera in aria, tiro, ha ribattuto Gentile, ancora su Mauro, anticipato da Cabrini, calcio d'angolo per il Catanzaro. Dalla bandierina Palese, colpo di testa all'indietro di Bonini, risolve la situazione, anche se involontariamente, facendo intervenire Zoff. 3 minuti alla fine del campionato. Il passaggio indietro di Salvadori, Peccenini, Palese, Braglia, lunghissimo il passaggio in profondità di Braglia, ma c'è anche il fischio dell'arbitro con un discreto anticipo. La Juventus vince per 1-0 a Catanzaro su calcio di rigore di Bredi al 30° della ripresa, vince il campionato e aggiunge dopo 20 scudetti la sua seconda stella sulla maglia. Signore e signori, buonasera.